Allora, bentornati al Tuffo, una nuova settimana e da oggi cominciano gli appuntamenti con Asso Balneari Lido di Roma. Benvenuto a Massimo Muzzarelli. Grazie, un saluto a voi e agli spettatori. Siamo allo stabilimento Salus, ma oggi ospite Massimo Muzzarelli, vogliamo anche spiegare perché e come siamo arrivati a questo tuffo. Certo, volentieri. Talmente il mio piacere che ho anche il piacere di raccontare. Normalmente non partecipo alle trasmissioni fuori dalla mia sede naturale. Ovvero oggi in trasferta. In trasferta, sì. Abbiamo avuto un incidente, però è la prima trasmissione, l'abbiamo messa insieme anche un pochettino in fretta, tra mille cose, perché nonostante il maltempo comunque abbiamo altri impegni che ci occupano. Purtroppo era pianificata la presenza di un altro ospite, ma per sopravvenuti e urgenti motivi, sicuramente di maggior cogenza, facciamo a meno. Sì, diciamo che il perché dell'assenza è che stavamo pianificando in questi appuntamenti con Asso Balneari un pochino un percorso per accompagnare questa nostra città a prendere coscienza della propria essenza e quindi su alcuni argomenti che riteniamo abbastanza fondamentali e per la nostra storia in quanto aziende balneari, ma anche per la storia che ci vede fare un percorso parallelo con tutta la nostra città, credo che sia arrivato il momento su due o tre temi fondanti di fare un poco di chiarezza, perché altrimenti rischiamo inciampi, incidenti di percorso anche semplicemente sul fatto che non ci si capisce dialogando, anche volendo dialogare, quali sono i punti di partenza, per cui se riteniamo che su alcune cose ci sia opportuno, perché forse sarebbe stato opportuno farlo già negli anni, però diciamo che arrivati a questo punto forse è il caso effettivamente. E non è mai tardi. Non è mai tardi, senz'altro. E quindi la presenza di questa mattina era riservata al comandante Lorenzo Savarese della Capitaneria di Porto, perché ritenevamo per l'appunto che proprio uno degli argomenti da cui partire fosse proprio, come si dice, dall'ABC, quindi partiamo da là e per il sistema balneare credo che sia l'istituto della concessione, cioè, quello che prima di tutto va analizzato. Ne avrebbe potuto parlare proprio con i termini perfetti e sicuri. E questo nostro percorso per l'appunto, e io non dirò nulla di questi argomenti, proprio perché vogliamo demandare le cose che riteniamo più importanti a figure che abbiano la conoscenza, fra virgolette, anche l'autorevolezza per poter esprimere, diciamo, quello che normalmente si dice un parere pro veritate. Quindi questo vuole essere il contributo di quest'anno di Asso Balneari alla tua trasmissione. Grazie davvero. Io ringrazio naturalmente Asso Balneari. Cominciamo da oggi, lo ricordiamo, due settimane con i vostri associati e con tanti appuntamenti che poi avremo modo di portare avanti, a cominciare stamattina con Massimo Muzzarelli. Allora, Muzzarelli, lei ha cominciato dicendo: il confronto con la città, temi importanti, alcuni, ma se io le chiedessi il primo punto da dove partire e su cui confrontarsi, cosa metterebbe al centro proprio? Ma quest'anno, facendo gli inglesi, potremmo parlare del tempo, forse. Ma lasciamo, che c'è poco confronto. Lasciamola lì, sì, c'è poco da argomentare, purtroppo non ci sta andando particolarmente bene. Non aiuta proprio, nessuno. Non aiuta l'utenza, perché poi in definitiva il rammarico più grosso al di là dell'ovvio però, di chi lavora, ma poi non è estate, quindi non è estate per nessuno. Non c'è... Da oggi però sembra annunciato un bel periodo. Speriamo, di cuore dell'estate, meno male, coincide con voi. Allora, invece, se dovessimo affrontare veramente il tema, secondo lei, centrale, più importante di confronto, di che cosa parleremmo oggi alla città? Fermo restando che non parliamo di varchi, perché insomma riguarda il demanio, quindi ne parleremo magari prossimamente, anche se è un tema importantissimo naturalmente, però lei da che partirebbe? Ma io potrei semplicemente ricordare uno degli argomenti che ritengo fondamentali e credo che forse potrebbe essere l'ultimo argomento che dovremmo trattare, ma così buttiamo là qualche piccola riflessione. A questo serve proprio il TG dal mare. Credo che appunto questo percorso poi sfocerebbe o dovrebbe sfociare in un'analisi definitiva in che cosa vogliamo di questa nostra città, in che cosa vogliamo da questo sistema balneare, quale possano essere le prospettive. Credo che sia un pochino sotto gli occhi di tutti, al di là che io personalmente lo vado raccontando ormai dal 2010 almeno, almeno sono 4 o 5 almeno,
voglio dire, proprio da quando ne sono più convinto. Alcune percezioni, è stato uno dei primi proprio. Alcune percezioni ce le eravamo già scambiate nel passato remoto, credo che da questi ultimi 3-4 anni insomma sia proprio eclatante la necessità, chiaramente acuita dalla crisi economica che insomma sembrava che non ci toccasse, invece ci toccava benissimo. E forte di questo nostro punto di osservazione, non è solamente mia la valutazione, però chi aveva un certo tipo di utenza in quegli anni, parliamo 2009-2010, quando tutti si preoccupavano di dire che la crisi non c'era, non ci avrebbe toccato, che eravamo indenni da questa problematica, in realtà proprio in funzione di certe frequentazioni si cominciava già a percepire che questo non era vero. Perché quando cominciano a cambiare gli stili di consumi nella parte di popolazione più avvertita, e che paradossalmente non ha nemmeno problemi economici, è un indicatore forte, bisogna percepire quello che sta arrivando. E purtroppo noi, stando in riva al mare, in realtà siamo molto più marinai che terricoli e avvertiamo i cambi del vento. E lei l'aveva avvertito, e così puntualmente stanno andando. Purtroppo stanno andando, e credo che sia... Poi se vogliamo, come al solito, non sciupiamo la crisi, in qualche modo l'abbiamo fatto, però questa esperienza, se vogliamo, anche abbastanza epocale, speriamo che ci porti a delle valutazioni un pochino più attente, sicuramente più attuali, e che possano rilanciare il modello di sviluppo del sistema balneare da Roma per tutto il paese, perché poi non è un problema romano, è un problema che si diffonde con... Ecco, è vero, noi ne parliamo sempre come problema romano, invece ha fatto benissimo lei a specificarlo, è un problema che poi riguarda... Ma certo, noi abbiamo un po' il difetto di metterci sempre al centro del mondo, giustamente, perché i nostri 2000 anni di storia sono superati solo dai 5000 degli egizi, però insomma, dopodiché dovremmo avere anche un pochettino di attenzione a quello che succede. Effettivamente, tolte due, tre particolari situazioni, se vogliamo chiamiamole di nicchia, che hanno continuato a andare bene, però insomma sono le 4-5 realtà che ci sono ancora, che se non ci fossero nemmeno quello vorrebbe dire veramente che siamo non al fondo ma al di sotto del fondo, quindi comunque qualche cosa si salvicchia, ma sono proprio degli spot. Il resto poi vive gli stessi problemi del litorale di Roma? Sostanzialmente sì, perlomeno dal punto di vista dell'andamento dell'attività. Poi magari le specificità di Roma sono sicuramente più importanti, ma anche lì si litiga per la programmazione mancata o per i varchi, per l'accesso al mare? Beh, insomma, stiamo parlando di tutta Italia, quindi parliamo di migliaia di comuni, quindi ognuno, però diciamo che grosso modo, tolte alcune problematiche specifiche, per esempio, locali. Non ci volevamo entrare, ma ci entriamo. Entriamoci, a gamba tesa. Stiamo facendo un ragionamento tutt'altro che romano, e quindi certo. In questo senso l'utilizzo, per esempio, la problematica del libero accesso, sì. È una problematica squisitamente romana, se a questo punto la vogliamo andare ad analizzare, in quanto in tutto il resto parliamo di località turistiche e si fa balneazione la forma del turismo balneare. Quando anche ci si sposti solamente per il fine settimana, l'approccio è di tipo diverso, non è un servizio cittadino, è comunque un servizio turistico, turismo balneare. Quindi l'approccio dell'utenza sicuramente non è, usiamo un termine brutto, ma conflittuale, è di altro genere. Giusto, sì, lo so, però purtroppo, no? Non mi piacciono in genere i termini che vanno troppo. Però lei dice le cose come stanno, e quindi... Sì, e quindi questo atteggiamento è di questa realtà nostra, o molto comunque nostra, intorno molto a Roma, se vogliamo, cioè la problematica. Quando ci fu l'altra problematica sugli accessi, che si parlava dell'attraversamento delle proprietà private sulle dune di Sabaudia, è squisitamente romana, cioè io non ricordo di aver sentito di storie di questo tipo. Forse la duna di Sabaudia è particolarmente occupata, può darsi che non siano stati previsti degli accessi come sarebbe stato logico, se un fronte continuo, magari qualche passaggio, dopodiché insomma... Quindi morale della favola, è molto locale, molto di litorale di Roma, perché è stato gestito male l'approccio turistico poi? Beh, direi che l'approccio turistico al litorale di Roma non è stato gestito, né bene né male, non è stato gestito. Peggio ancora, no?
Sì, perché insomma, una piccola analisi storica. Tanto siamo qui apposta, credo siamo che, qui apposta per ricostruire. Che gli spettatori siano comunque, da quello che percepisco, da alcuni ritorni che ho, siano sicuramente persone affezionate e appassionate alla storia dello sviluppo di questo territorio. Probabilmente abbraccia questo canale abbraccia la visione di molta di questa popolazione, che ha una storicità, un'affezione e un percorso che viene da lontano, forse, piuttosto che non gli ultimi arrivati che possono magari sentire questa più come notizia, servizio, ma credo che quando si parla di queste argomentazioni andiamo a influire proprio su gente, se vogliamo, che se la ricorda in prima persona. In prima persona, certo, per averlo vissuto proprio. Certamente. Mussarelli, però due parole bisogna dirle anche sull'attualità, visto che abbiamo nominato anche il confronto con la città, e quindi io tornerei per un secondo, se lei è d'accordo, sulla pedonalizzazione del lungomare. Lei sorride perché lo sa che io glielo devo chiedere, no? Siamo qui, non ci tiriamo indietro, ovviamente. Non ci possiamo tirare indietro. Poi noi non prepariamo nulla, quindi ha ragione. No, proprio, siamo infatti, è una chiacchierata. È una chiacchierata e voi siete costretti a rispondermi. Però, dopo questi primi giorni, insomma, è cambiata un po' la vostra posizione o siete sempre contrari a questa idea di pedonalizzazione? Guarda, approfitto ancora del mezzo per dare un piccolo contributo di chiarezza. Non siamo mai stati contro la pedonalizzazione, anzi, forse chiedevamo di più da questo tipo di pedonalizzazione. Facciamo anche qui un piccolo excursus. Quando a fine stagione dell'anno scorso si sono fatte le 4 domeniche pedonali, l'abbiamo visto con grande piacere, perché la stagione dell'anno scorso, non dobbiamo ricordare che ha visto in piena stagione alcuni fatti un po' incresciosi accadere sul lungomare, quindi piuttosto che i cellulari sul lungomare ci faceva piacere vedere la città, gente, che si riappropriava di questo spazio. Certo. Quindi lì eravamo assolutamente, era un segno forte che ci ha visto vicini, e sicuramente la nuova amministrazione si era presentata così in pratica. Poi che succede in questa la fase? Non critica, però insomma il baco che troviamo in quello che succede dopo, e per questo dicevo che noi avremmo voluto forse un'azione ancora più forte, è che siamo senz'altro d'accordo che ci possa e ci debba essere un percorso di rivisitazione, come noi diciamo rivisitiamo il nostro sistema balneare. Credo che sicuramente anche la città vada rivisitata, ma sicuramente va rivisitata la fascia prospiciente il lungomare, proprio per quella, è quella che non può sottrarsi al suo ruolo turistico, alla sua vocazione di leisure, fosse quella anche che solamente deve avere, diciamo. Deve avere, non possiamo pensare null'altro, e quindi questa nostra visione ci portava a dire che se, come era chiaro che ci sarebbe stato un prosieguo di questa pedonalizzazione, non avevamo limitazioni né di orari, né di giorni, né di tipologia, però chiedevamo che forse un percorso di crescita. Cioè prima di crescita, di crescita, nel senso di miglioramento, fare poi nuovamente la festa senza dare un motivo di educazionale, se vogliamo usare un termine un po' esagerato, però insomma credo che un altro tipo di mobilità, un altro tipo di fruizione del lungomare sarebbero senz'altro auspicabili un po' da tutti, però credo che quando si approccia la chiusura per un periodo così lungo, questa cornice di sviluppo, di crescita, di società che deve cambiare, perché poi insomma togliere le macchine dal lungomare, non possiamo pensare che di leggerlo come un dispetto all'impresa balneare o la necessità dell'ama di pulire meglio o non so quale altra necessità. Credo che possa andare solamente incontro a un mutato modo di vivere la città, un mutato modo di mobilità, e quindi comunque una città che offra una qualità della vita sicuramente superiore. Allora, posso riassumere, sì, permettermi, sì, riassumere. Certo, la posizione è quindi organizzazione e qualità della vita e dell'offerta turistica. È un po' così. Direi quello anche un'altra cosettina in prego. Più, che è quella di ribadire
che se si cambiano le regole, diciamo però quali sono le regole che sono cambiate e da domani si gioca all'altro gioco. Questo non è successo, Mussarelli? E temo di no. È per questo che eravate in piazza a protestare contro la pedonalizzazione, perché poi vi siete schierati. Diciamo che quello è stato un momento... L'apice di questo... Sì, perché insomma è chiaro che poi quando si scende bisogna anche tenere presente, ci sono aziende che probabilmente, e parlo di aziende che stanno qui vicino, forse anche qui dove ci ospitano, in carenza di questo cambio, se vogliamo dal punto di vista commerciale, da questo cambio di utenza, perché io posso pensare di sostituire quelli che mi raggiungono con l'automobile, speriamo con qualcuno in più di quelli che mi raggiungono a piedi. Se però questa cosa non funziona, io ho rinunciato, come si dice, ho abbandonato la via vecchia, ma la via nuova ancora è da tracciare. Certo. Quindi ci sono aziende che sono in seria difficoltà e puoi capire che la pressione che queste aziende portano all'interno dell'Assobalneari costringa tutti a una riflessione e non dia nemmeno troppi tempi dedicati al dialogo. I tempi dedicati al dialogo c'erano stati in precedenza, purtroppo a un certo punto si sono un po' guastate le comunicazioni. È chiaro che quando si arriva vicino alla data, la deadline è fissata, dopo parte, ognuno va per la propria strada, è chiaro, certo, che se l'impegno era di un certo tipo, poi a un certo punto si persegue quello, certo, e magari si perde tempo il dialogo che sembra appunto portar via tempo e non approdare, mentre in realtà forse debbano andare le cose in maniera parallela, ma sicuramente, se vogliamo farmi usare il termine critica, se critica ci deve essere solamente per un percorso che abbiamo perso l'occasione di fare. Questo però rispetto alla città, il fissare alcune regole credo che potrebbe essere utile, cioè far percepire che sulla sede stradale si possa fare qualunque cosa in qualunque momento e senza tener conto magari anche il solito ragionamento dove finisce la mia libertà, no? È chiaro. Quindi se questo deve essere il passaggio, non abbiamo fatto un buon risultato, però insomma credo che anche dalle ultime cose che sento dall'amministrazione ci sia la volontà sicuramente di un'analisi attenta di quello che sta succedendo e che succederà da qui in avanti. Sì, così ha detto l'amministrazione, hanno parlato di ritocchi, di cambiamenti, navette istituite, insomma. Beh, mi piace molto che comunque l'intervista è finita col suo invito al dialogo, che è sempre stata la sua posizione, poi io la conosco da anni, e questo ribadisce molto bene anche oggi. Grazie a Massimo Mussarelli. Grazie a voi, di nuovo un saluto a tutti e buona stagione. Di Assobalneari di Roma, ricordiamo che da oggi comincia questo periodo di 2 settimane. Arrivederci al prossimo TG dal Mare. Arrivederci. Dallo stabilimento balneare Salus.